A me è stato appunto chiesto una riflessione sul fare scuola, sul pensare la scuola e quindi sulla didattica. È strano usare il termine coraggiosa, dipende qual è il baricentro della didattica. Non userò slide, perdonatemi, uso ancora oggi un metodo più tradizionale, avete però l'abstract, credo, o non l'avranno forse della relazione, e seguirò comunque quattro punti che poi vi leggerò. Entro però nella premessa e dicevo questo: la didattica coraggiosa, termine strano, dipende dal baricentro che noi diamo al fare scuola. Perché se al fare scuola noi diamo come baricentro, quindi come punto di riferimento, la promozione della formazione umana della persona, se poniamo come baricentro l'apprendimento di ciascuno, di ciascun bambino e di ciascun ragazzo, la didattica non può che essere coraggiosa. Questa è la mia tesi. Nel senso che la didattica coraggiosa è una didattica non remissiva, che non dice non c'è niente da fare, è così, ci siamo trovati così addirittura delle volte. No, la didattica coraggiosa è una didattica non remissiva, è una didattica che non si accontenta di ripetere quello che ha sempre fatto, proprio perché chi ha davanti non è quello di prima, e quindi non si accontenta di ripetere, e che non ha paura per questo di affrontare il nuovo. Spesso nei dibattiti sulla scuola, a volte capita anche a me, di sentire dire che sono quelli che pensano alla pedagogia, alla didattica, che hanno rovinato un po' la scuola, perché se la scuola avesse continuato a fare come prima, forse, e quindi come dire, si dà la colpa ai tentativi di innovazione. Io credo che si potrebbe esattamente, l'ho anche scritto nell'abstract, ribaltare la tesi, e che è esattamente perché non diamo continuità ai tentativi di cambiamento che invece la scuola resta sempre così, e che c'è una sorta di inerzia nei cambiamenti dei sistemi scolastici per la loro complessità, che rendono il processo di implementazione dei cambiamenti naturalmente molto complesso. E allora sì, non trovo strano il termine coraggio. E vorrei brevemente fare questi quattro passaggi. Secondo me oggi, per chi pensa il fare scuola e per chi esercita il fare scuola, sono richiesti quattro fondamentali coraggi, gli aspetti del coraggio, che enuncio e poi brevemente sviluppo. Il primo è il coraggio di riconoscere e ascoltare ciò che sta accadendo. E su questo la professoressa Colombo ci ha già aiutato in maniera preziosa. Il secondo, una didattica coraggiosa, è una didattica che ha il coraggio di scegliere. Terzo, una didattica coraggiosa è una didattica che ha il coraggio di provare. Quarto, una didattica coraggiosa è una didattica che ha il coraggio di riflettere. Questi sono i quattro passaggi che vorrei condividere brevemente con voi alla luce degli incontri che quotidianamente faccio con le scuole, gli insegnanti, con diversi di voi. Il primo è il coraggio di riconoscere e ascoltare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fare scuola oggi ci chiede innanzitutto di riconoscere e capire, non superficialmente, i cambiamenti che il sistema scolastico sta vivendo. Un primo cambiamento riguarda le funzioni attribuite al sistema scolastico. Tutte le analisi sulla scuola concordano su questo aspetto, cioè nel riconoscere un ampliamento delle attese da parte della società nei confronti delle scuole. In questo viviamo un paradosso educativo. Ci si fida meno delle istituzioni, compresa l'istituzione scolastica, ma siano amplificate le funzioni attribuite alla scuola.
Non si chiede più ad esempio alla scuola di istruire in breve tempo, ma piuttosto, lo sapete meglio di me, di promuovere tutte le competenze fondamentali per vivere adeguatamente nella società complessa, e dall'altro lato cercare contemporaneamente di tenere presenti le specificità di ciascuno. Insomma, accanto alle funzioni di socializzare, preparare, selezionare, che i sociologi ci hanno sempre giustamente sottolineato come le classiche funzioni, si è aggiunta ad esempio quella di promuovere il benessere dei singoli e la loro soggettività. Siamo passati dalla scuola di tutti all'affermazione importante della scuola a misura di ciascuno. Però questo cambiamento di funzione chiede un cambiamento di struttura. E la struttura scolastica invece resta una scuola non con una struttura a misura di ciascuno, nell'impianto organizzativo e così via. Però va riconosciuto questo aspetto, va riconosciuto il fatto che sono cambiate le funzioni, si sono ampliate, e questo vuol dire concepire una scuola dove le funzioni si intersecano, questo nella stessa professione docente. Un secondo cambiamento che già è stato richiamato, su cui io semplicemente lo dichiaro, riguarda il policentrismo formativo, e quindi le fonti di accesso alle informazioni, i percorsi formativi compiuti dai bambini e dai ragazzi non è mai stato così in realtà, ma oggi ancora di più non sono racchiudibili dentro quanto avviene nelle aule scolastiche. Ma questo comporta davvero una scuola aperta, una didattica aperta, nel senso di valorizzare al meglio le connessioni che si possono creare. Secondo però passaggio su cui mi soffermo di più, il coraggio di scegliere. Un ascolto continuo, attento della realtà, porta con sé la responsabilità di scegliere una linea. Perché il coraggio di riconoscere la realtà non vuol dire allora mi adeguo, perché questa non è intenzionalità, non è responsabilità. L'educazione ha a che fare con la responsabilità. Allora, da tempo noi ci diciamo che non è più possibile immaginare una dinamica, ad esempio, verticistica, nella quale la singola scuola esegue quanto viene deciso altrove. Ma accogliere questa prospettiva non verticistica, in realtà vuol dire farsi attori concreti, e qui c'è una tradizione importante da questo punto di vista. Allora si tratta di scegliere una propria prospettiva. In ordine a che cosa? Primo, in ordine allo sguardo educativo, rispetto innanzitutto al modo con cui noi guardiamo ai nostri ragazzi e ai nostri alunni. Cioè la questione diventa: come le guardiamo? Le consideriamo passivi o le consideriamo agenti? Le consideriamo pazienti, cioè che hanno solo bisogno di qualcosa, o capaci di risorse? Questo è uno sguardo fondamentale, perché incontrando spesso gli insegnanti a volte può capitare che uno dica: bah, questa cosa non gliela propongo, perché secondo me non ce la fanno. Allora, quale sguardo abbiamo sui ragazzi? Una didattica coraggiosa ha uno sguardo che dice: secondo me ce la possono fare. Il che non vuol dire che allora dobbiamo diventare competitivi, assolutamente. Al contrario, ce la può fare chiunque a partire dalle risorse che ha, io posso crescere. Ha uno sguardo attivo, fiducioso. Uno sguardo costruttivo. Dobbiamo scegliere quale sguardo avere, se avere uno sguardo fiducioso o dubbioso, relazionale o freddo, responsabilizzante o invece semplicemente tutelativo. Ma secondo aspetto, dobbiamo scegliere come concepiamo il contesto scolastico. Allora, a mio parere è importante chiederci come lo leggiamo il contesto scolastico. Il contesto scolastico lo riconosciamo come un contenitore o come un ambiente? Il titolo che fa
scenario a tutto il vostro lavoro è quello di comunità, quindi una scuola come comunità umanizzante, una scuola come comunità personalizzante. Ma scegliere di creare una scuola come comunità comporta scegliere un'idea di metodo educativo. Che idea abbiamo di metodo educativo? Abbiamo un'idea di metodo educativo limitato all'unico fattore che il metodo è ciò che fa l'insegnante? Perché se abbiamo questa idea, è un'idea corretta ma insufficiente, perché il metodo educativo non coincide con ciò che fa semplicemente l'insegnante, ma coincide con una pluralità di fattori. Ciò che fa l'insegnante, ma soprattutto ciò che io faccio fare agli allievi, agli studenti, ciò che faccio fare al gruppo degli alunni, l'organizzazione del mio curriculum è metodo, gli ambienti della mia scuola. Come si dice nelle partite di calcio, chiedo all'arbitro il recupero. Una scherza, una battuta. Dicevo, lo sguardo educativo, occorre avere il coraggio di scegliere come guardare i ragazzi, come considerare il contesto, come considerare il metodo. Quindi quale cultura metodologica noi vogliamo innestare all'interno delle nostre realtà scolastiche. Se una cultura metodologica ancora centrata sul fare dell'insegnante e basta, o invece una cultura metodologica dove il fare dell'insegnante è assolutamente essenziale, ma si riconosce la pluralità di fattori che incidono sulla qualità dell'apprendimento. L'altro aspetto che occorre scegliere, a mio parere, è con quale sguardo guardiamo alla professione insegnante. E qui mi soffermo un momento di più. Occorre, secondo me, in una didattica che con coraggio guarda all'oggi, una diversa concezione dell'insegnante, dove sottolineare non solo l'insegnamento come professione culturale, ma come professione relazionale. Cioè, occorre superare una visione individualistica dell'insegnamento, che poi ad esempio porta a una concezione individualistica del sapere disciplinare e a una concezione individualistica del curriculum, per cui la comunità educativa diventa una somma di insegnanti, ma diventa una somma di insegnanti perché l'insegnante è formato a concepirsi in termini individuali. Se noi invece cominciamo a scegliere l'idea che l'insegnamento è una professione relazionale, non solo con gli alunni, cosa su cui in questi anni abbiamo sottolineato spesso la valenza, ma con gli altri insegnanti e con naturalmente poi le famiglie, gli altri interlocutori, questo cambia completamente il modo di vedere la scuola, il modo di vedere la professione insegnante, fino alle questioni contrattuali del lavoro insegnante. Perché se il lavoro insegnante è concepito soltanto vai in classe e fai quello che devi, è chiaro che questo cambia rispetto a lavorare insieme. Dal coraggio di scegliere arriva il coraggio di provare. Nel senso che ogni tentativo di innovazione suscita interesse ma anche forti resistenze. E questo va messo nel conto, cioè un'inerzia nei sistemi. Allora, che cosa provare? Mi sembra che oggi sia importante
almeno richiamare questi pochi punti. Primo, sia importante cercare di essenzializzare i curricoli, ossia tornare a riflettere su quali sono gli aspetti e i contenuti formativi che una scuola ritiene indispensabili e opportuni. Meno contenuti non vuol dire meno insegnanti, secondo me. Questo possiamo ragionare, perché poi arriviamo subito lì e questo crea una serie di problemi concreti e storici. Non significa necessariamente meno insegnanti, ma essenzializzare il curriculum vuol dire definire i contenuti in maniera, secondo me, più parca. Ma questo tentativo non può essere fatto fino a quando continuiamo a pensare la strutturazione dell'attività didattica in modo molto analitico e molto frammentato, un elenco continuo di cose, un elenco continuo di successione di cose da fare, secondo una logica progettuale che è semplicemente lineare. Allora abbiamo, secondo me, dobbiamo perseguire il coraggio di fare una progettazione più flessibile, più dialogica, dove si costruiscono dei punti di riferimento e poi all'interno si tracciano i percorsi. E assumere una logica più flessibile e dialogica richiede anche il coraggio di riprendere in mano la dimensione valutativa per non togliere dei passi in avanti di valutazione di sistema che sono stati fatti, ma riporre al centro la funzione formativa della valutazione. E questo, ad esempio, cominciando ad avere un uso parco della votazione scolastica, che sta creando una dipendenza dal voto nelle famiglie, che toglie la possibilità di concepire la valutazione nella sua funzione formativa. Allora questo schema si rompe se si ha il coraggio, non togliamo i voti, che non ha senso, cioè, si può anche ragionare, ma non voglio arrivare lì, ma all'uso parco della votazione e al senso nella votazione, nella nostra interlocuzione con le famiglie. Questa, secondo me, è una strada importante. E infine l'ultimo coraggio, coraggio di provare a lavorare sui nostri ambienti di apprendimento. Qui le nuove tecnologie, certamente oggi pomeriggio lavorerete anche su queste cose, ci aiutano molto. Lavorare anche sulle cose banali dei nostri ambienti di apprendimento, da quelle che sono le nostre disposizioni dei materiali, dalle nostre disposizioni dei banchi e così via. E infine, visto che il tempo è tiranno, giustamente, perché fa il suo lavoro, l'ultimo passaggio. Il coraggio di provare richiede il coraggio di riflettere. Anche qui è contro una logica applicativa, bisogna fare delle cose perché ci è stato detto, punto. No, se scegliamo di farle, scegliamo anche di valutarle e di autovalutarle. In questo mi sembra che vada rilanciata la prospettiva dell'autovalutazione nelle scuole come processo interattivo, non semplicemente chiuso all'interno, ma interattivo e dialogico, e la prospettiva della documentazione del lavoro che si fa nella scuola come uno strumento importante per riprendere continuamente in mano le scelte che sono state fatte. In questo senso, secondo me, abbiamo bisogno, come sempre, una didattica coraggiosa. Quello che io vedo nelle scuole è che c'è spesso questo coraggio, ma a volte si interrompe dentro delle inerzie di carattere organizzativo. Superare queste inerzie credo che sia possibile.